Allora, direi, cominciamo subito con il discorso del backup. Cominciamo subito con il discorso del backup. Sappiamo tutti che cos'è un backup, copia di sicurezza oppure copia di utile per il trasferimento. Cioè, il backup quando ha senso farlo? Innanzitutto per preservarci da eventuali malfunzionamenti del sito, per cui occorre ad un certo punto dover ripristinare l'intero sito. E in questo caso quindi parliamo di un backup, chiamiamolo così, ordinario, inteso proprio come copia di sicurezza. In un altro caso, quindi da un altro punto di vista, il backup ha senso quando decido di trasferire il mio sito da Aruba a Joomla Host. La situazione inversa non la prendiamo neanche in esame perché non si può verificare. Messaggio promozione. Ecco. Quindi, ipotizzando di voler trasferire il sito da Aruba a Joomla Host, l'operazione da fare può essere questa. Un trasferimento, un backup manuale dell'intero sito, file e DB. Noi sappiamo che un sito Joomla è composto da due elementi, il pacchetto file e il database. E quindi nel caso di backup manuale bisogna preoccuparsi di fare due operazioni, uno trasferimento in locale dei file, l'altro trasferimento in locale di tutte le tabelle del DB. Dunque, 3 ore nel senso ci si impiega tanto, beh, dipende dalla linea, dall'efficienza della linea telefonica che hai. È chiaro che dipende anche dalle dimensioni del sito, per cui se nel sito hai 5.000 foto, video e quant'altro, allora sì, è probabile che ci si metta un po'. Database invece generalmente qualche secondo, sì, qualche istantaneo. Allora, vediamo la prima situazione. Backup. Chiamiamolo così, automatico. Nell'installazione che qualcuno di voi ha fatto utilizzando Joomla Free è già incluso uno strumento, un componente che si chiama Kiba Backup, che permette, io dico one click, non è proprio one click, però quasi, di fare il backup intero del sito. Per usarlo c'è un'operazione che poi vediamo. Beh, diciamo che tu l'abbia fatto è già importante. Sì, l'avevo fatto. Poi come utilizzarlo, vedremo che c'è da fare una piccola operazione, c'è da caricare nella root del sito un file che si chiama Kickstart, vediamo come si usa. Però è una cosa molto molto semplice, quindi in generale comunque basta andare sul sito dello sviluppatore e lui dà informazioni abbastanza complete. Andiamo quindi nel nostro sito, nell'area amministrativa, ad aprirci il componente Akiba Backup. Andiamo a ripristinare la connessione che si è persa. Aggiorniamo. Abbiamo abbondanti guide anche in rete, anche in italiano, che ci fanno vedere come si fa il backup e come si fa poi anche il ripristino. Comunque, in generale, quando entriamo in Akiba Backup, abbiamo sostanzialmente una serie di operazioni che si possono mettere in campo, ad esempio per la configurazione. Che poi grosso modo vuol dire dove, in quale cartella vuoi destinare il file di backup.
lui ha già una sua cartella che poi andremo a vedere qual è. Direi a livello base ci interessa relativamente la configurazione. Ecco, da me trovate questa situazione perché in realtà io i controlli iniziali li ho già fatti. Chi invece avvia per la prima volta, esatto, chi invece avvia per la prima volta il backup si troverà, esatto, una prima videata in cui è necessario, esatto, in pratica confermare i termini di servizio, quindi accettare il contratto di licenza, queste cose qua, quindi si sta facendo una serie di controlli. Ah, ecco perché non l'avevo fatto, perché mi diceva che avevo il PHP vecchio. Io ce l'ho già installato, non ti do backup. Esattamente, se ci sono degli aggiornamenti ti viene detto che ci sono. Comunque, al di là degli aggiornamenti che facciamo dopo, backup now. Quindi per avviare il backup andiamo in backup now. Possiamo fare alcuni commenti sul backup che stiamo eseguendo, possiamo lasciare tutto invariato e lanciamo il backup. A seconda della complessità del sito, quindi della quantità di informazioni che abbiamo inserito, quindi anche in termini di immagini, di contenuti e quant'altro, la durata del backup potrebbe essere variabile, al massimo entro 2, 3, 5 minuti, quindi di solito non dura più di tanto. Ovviamente la parte in cui ci sarà un pochino più da attendere sarà il backup dei file. Cosa succederà al termine? Al termine viene creato automaticamente un file che in blocco contiene sia i file sia il DB. Come accediamo? Dove si trova questo file? Si trova, accediamo via FTP al nostro spazio web, partendo dalla cartella administrator. Administrator, components, apriamo com Akiba, c'è una cartella che si chiama backup. Qui dentro troviamo, su questo è un backup che è stato fatto precedentemente, all'interno troviamo tutti i backup che nel tempo sono stati fatti. Appena avremo completato il backup che stiamo facendo, troveremo anche qui un file grosso modo intorno ai 10, 12, 15 mega, insomma in funzione della dimensione del sito, si genererà questo file. Io per sicurezza questo file me lo porto in locale, mantenendomi un archivio magari, non so, settimanale, mensile, come vi pare. In funzione della frequenza di aggiornamento del sito dovete preoccuparvi di fare periodicamente questi backup. Da Joomla Host, quindi dall'area clienti, possono essere automatizzati, non lo so. Sì, adesso sì. Sì, c'è proprio l'applicazione. Sì, adesso sì. Ah, novità. Novità di... Tra l'altro perché fai anche roba, c'è una lega. Novità di adesso però, eh? Ma è novità di... No, neanche tanto, aspetta. È quello manuale. C'è anche la guida. Dove sei? Fa vedere. Hai fatto, eh? L'avevo fatto a giugno con Akiba
Eh no, poi lo faccio manuale tutte le volte. Ah, beh, beh, sì. Chi basti anche lanciare il backup per le componente? Quindi dici quando lo vuoi, addirittura ti fai scegliere le cartelle perché puoi farlo settimanale o lunedì, martedì, mercoledì. Mm. E a seconda dei giorni lui va a scrivere nella cartella del lunedì in modo che non si sovrappongano. Ah, ok, sì. Joomla Hosting non fa una sorta di backup lui automatico? Joomla Host fa un backup giornalmente, credo, forse anche qualcosa di più, ma non è un backup disponibile per l'utente. Ah, allora come ovvero? Beh, adesso non so se Aruba li fa. Il giornaliero è settimanale, però non ho la piccola idea di come si. Anche qui la stessa cosa, solo che non lo va a impostare. Ecco, bisogna vedere se quelli che trovi su Aruba poi sono file DB, o no, solo file, perché se sono solo i file ci interessa il giusto. Perché il DB è a parte, su Aruba. Mentre in realtà per far girare Joomla sappiamo che più che i file, che sono comunque importanti, è il DB. Per esempio, se tu aggiorni, se fai un articolo di solo testo, in realtà i file non cambiano nulla, non viene cambiata la struttura dei file. La differenza, se si installano le estensioni o i template, i componenti. O carichi delle immagini, allora in quel caso sì, anche i file, ma se no è più che altro il DB che ha importanza nel backup. Quindi questi backup automatici sono quelli solo dei file, quindi non il database. Quelli che fai da Akiba è tutto. Quelli che fai qua, quelli che fa il server, diciamo, non lo so. Devo entrare nella parte riservata, non ho la password qua. Nella parte riservata c'è. Non ho mai visto perché si fa solo sui medium e sui large. Ah, ecco. Subito small non ce l'hai. Ok. Però è la possibilità di farlo tutto per Akiba. Cioè programmarlo? Sì, fai il cron. Che non so se è del core di Akiba o se è un altro plugin da mettere su. Lo faccio io e vedi in automatico. Akiba già caricato dentro il cloud. Quindi c'ha la funzionalità di impostare il backup automatico, sì. Questo. Però io non spazio largo per capire che siti posso. Se lo prendo il singolo sito non lo so. Allora, fammi vedere. Ecco, vedete, ha finito. Qui abbiamo la possibilità di gestire i backup. No, voglio capire la questione del backup periodico automatico. Opzioni. Mm. Sì. Ah. Sì, però nello spazio dove vive è già dentro. Se no, perché è medium. Sì. Quello sul 500 lo spiegherò l'anno. Infatti non mi ricordavo di averlo mai visto su questa versione la gestione automatica. Però poco male, voglio dire. Abbiamo già fatto. Allora, se adesso andiamo a vedere la nostra cartella FileZilla, aggiorniamo, teoricamente qui ci dovremmo trovare, eccolo qua, un file, vedete, questa volta 35, eccolo qua, JPA, file JPA che è con... C'è una data lì in mezzo. C'è una data... 2014 0120, sì, al contrario. L'ora. Oggi è il 20? Non è mai sovrascrivibile. Oggi è il 20? Sì. Sì. No, forse allora quello di prima, in realtà, allora, probabilmente non ne avevo mai fatti, perché adesso che mi viene in mente, la scorsa settimana ho iniziato la procedura, ma poi non l'ho completata perché avevamo un po' di problemi di linea, quindi ho detto questa è la procedura, poi ci siamo fermati. Quindi quello che vedevamo prima in realtà era una parte, era una porzione, avevo appena iniziato. Quindi. In realtà nelle configurazioni di base puoi impostare quello che deve uscire lì, perché sto guardando qua, c'è site, trattino, host, date, time, se non li vuoi li puoi togliere. Cioè, come nome del file? Sì, sì, sì. Sì, in qualche maniera è meglio. Meglio sì, metterli, perché sennò poi si sovrascrive. No, più che altro almeno... No, beh, il nome, se io adesso provo a farne un altro... Sai qual è quello nuovo? Esatto, cambia l'ultima parte, sì, sì. Se non li metti... No, puoi decidere però magari di togliere il campo ora, di togliere il campo host, che è quello lì. Sì, c'è una prima.
E quindi, ecco, quindi una volta fatta questa prima operazione, questo può anche stare là, tanto è difficile che non, che succeda, voglio dire, non succederà nulla, anche lasciarlo là va benissimo così. Io però, non so perché, ho ancora una mentalità forse retrograda, e mi scarico tutto in locale, mi metto su un CD e me lo metto da qualche parte, nel caso, chissà mai cosa succede, boh, non si sa. Se fossi su Aruba, in effetti lo farei continuamente, perché potrebbe bruciare tutto. Non si sa mai. Ah, è già successo? Ah, beh. L'anno scorso. No, ma lo sapevo, Due anni fa. Sì. E quindi nel caso, si sa mai. Cioè. Bene, quindi. Quando in realtà è utile scaricarsi in locale questo file? Quando voglio trasferire il sito da un server all'altro. E allora viene fuori, oppure quando ho necessità di ripristinare, e allora viene fuori il problema di come utilizzare questo backup. La procedura di ripristino di un sito a partire da un file JPA richiede lo scaricamento, cioè lo scaricamento dal sito dello sviluppatore, quindi Akiba, di un file che si chiama kickstart.php e il trasferimento sulla root del sito, quindi subito dentro public HTML per intenderci, di questo file che è in pratica, come dire, il file che richiama il file di backup, lancia appunto una procedura per cui viene riportato, procedura guidata, in cui viene riportato nella giusta posizione ogni singolo file, compreso il DB. Quindi in sostanza occorre andare su Akiba, vediamo se l'abbiamo disponibile qui subito oppure lo andiamo a cercare, qui download, Akiba Kickstart, qui c'è anche chiamarla guida è un po' troppo, il significato dell'utilizzo di Akiba Kickstart, andiamo a scaricarci l'ultima versione stabile, questa è del 27 dicembre, 380. Download, salviamo e adesso lo metto qui nella mia cartella e salviamo. Ecco, una volta scaricato il file, andiamo a prenderci il kickstart, forse però è uno zip, bastano quei file lì, non è un'installazione. Allora andiamo a prenderci, ecco, sì, bisogna scompattarlo, andiamo a vedere la struttura della cartella zippata che abbiamo scaricato. Occorre sicuramente il kickstart.php e il file lingua o i file lingua necessari per il sito, quindi in questo caso direi sicuramente l'italiano, se abbiamo fatto un sito multilingue ci vorrà anche l'inglese probabilmente viene forse è necessario anche l'inglese perché è la lingua di default. Bisogna
quindi non si deve installare come una solita estensione questo. No, questo bisogna prenderlo e caricarlo nella root del sito, cioè nella cartella principale. Nella cartella principale, quindi per intenderci, subito dentro public HTML. Allora, la situazione che si può verificare al ripristino di un sito qual è? È che naturalmente tutti questi file non ci siano. Quindi questa cartella, a parte forse alcuni file, questa cartella, la cartella pubblica HTML, sia completamente vuota. Ridico. Quando acquistiamo un dominio senza preinstallazione, un dominio Joomla intendo dire, senza preinstallazione, la cartella pubblica HTML è vuota o praticamente quasi completamente vuota, a parte alcune pagine tipo, che ne so, le pagine 400, 401, 402, quindi queste pagine qui ci sono già. Quindi al di là di queste, nel domain public HTML, al di là di queste, quindi il contenuto della cartella pubblica HTML è vuoto. Quindi gli carichiamo qui dentro il file kickstart più il file lingua, lanciamo da browser la procedura scrivendo proprio pincopallino.com/kickstart.php. Andiamo a vedere la documentazione che è disponibile in rete. Apriamo. In realtà forse da qualche parte c'era scritto di prendere anche due Java. Anche? In due Java, c'erano anche due Java. Andiamo a vedere. Vanno messi nella cartellina public HTML. Public HTML è la root del sito, è nel senso la cartella principale, ecco per dirla in italiano. Cartella... Si chiama solo public. Sì, vabbè, insomma è comunque quella. La guida in italiano? In realtà credo di averla anch'io la guida qua. C'è nel tools, cioè proprio gestisci il backup dell'utente. Ripristino del sito con Akiba Backup. Sì, infatti mi ricordavo di averla già estratta da qualche parte. Allora, creato con Akiba Backup è necessario innanzitutto scaricare il file che l'abbiamo già detto, dalla cartella administrator component con Akiba Backup. Carichiamo il contenuto del file kickstart, cioè kickstart, il file di lingua italiana. Qui non dice altro. Poi si lancia kickstart.php dal mio sito.it. In questo modo viene avviato lo script per il ripristino del sito. Quindi direi che ecco, l'unica cosa da fare è dirgli qual è il file di ripristino. Quindi si va a scegliere il percorso del file da ripristinare. Qui non dice nient'altro se non run installer, quindi avvia l'installer. Occorre a un certo punto inserire i dati dell'username i dati username e password del database. La procedura è assolutamente guidata. Al termine
dell'installazione, occorre fare una pulizia. Questa guida in italiano si può avere con un PayPal immediato. Sì, sì, adesso questa allora questa qui la metto dentro la chiavetta, poi prendiamo tutto anche domani. La guida su Joomla Host com'è, simile a questa? È un po' diversa perché c'è proprio l'applicativo suo. Ah. Dal pannello di amministrazione? Sì. Ah, allora, quindi, ma dall'area cliente o dal CP? CP, diretta al mio. Cedi. Ah, beh, te c'è il reseller, grazie, lo so che il reseller ce l'ha. Infatti dicevo, ma io dove sono rimasto, che non mi ricordo di niente. No, il reseller lo so che ce l'ha, il reseller one click backup per tutti. Beh, grazie. Pettinare bambole. Appunto. Ma lo paga. Sì, sì, certo.